cartolina che abbiamo distribuito, c'è una piccola scheda che racconta tutto il grosso lavoro che ha portato a questo primo risultato oggi, a cui seguiranno poi i lavori che dovrebbero iniziare nei prossimi mesi. Proprio a partire da quella che è stata la riscoperta di questo edificio, grazie a una tesi di Luciana Bonella, che è qui, che io ringrazio, che ha avuto il pregio di raccogliere diversi spunti che su questa chiesa erano maturati e si erano sedimentati nel tempo, ma di raccoglierli in modo organico. E soprattutto ha avuto la grossissima intuizione di collegare le particolarità di questa chiesa con le particolarità della rete di questi beni culturali del territorio, che è la grossa scommessa che questa chiesa deve affrontare, perché questa chiesa potrà vivere e potrà essere conosciuta, apprezzata, se rientrerà, io mi auguro, in un grosso progetto di rete per la valorizzazione dei beni culturali e soprattutto della cultura materiale, delle tradizioni del nostro territorio. Cominciamo a ritroso, perché parliamo dell'aspetto relativamente più recente di questo edificio, cioè gli affreschi, principalmente questi tardo-medioevali, mentre la chiesa, come è noto, è molto più antica, quindi gli aspetti architettonici che illustrerà la dottoressa Gentile, si dirà delle cose perlomeno su tutta la sua lunga meditazione riguarda verifica su questa chiesa, e gli aspetti archeologici sui quali pare c'è quello filmato verranno dopo, ma insomma, come si fa a scuola, si dice una volta di cominciare dal più recente. Le cose più recenti sono quelle che appaiono nella navata e anche qui nella cappella sinistra, cioè sono gli affreschi di metà Ottocento che saranno anche da recuperare e sono comunque significativi moltissimo per la, come aveva sottolineato anche la dottoressa Godella nella sua tesi, per l'importanza che questa chiesa ha assunto nei secoli successivi al suo abbandono, nel senso che non era più stata parrocchiale fino all'inizio del 600, poi già nella visita pastorale della prima metà del 600 si dice l'antica parrocchiale, perché nel frattempo è stata fondata, tra l'altro il parroco, magari poi lo facciamo parlare, penso che la funzione della religiosa di questo edificio prima e poi la funzione sia religiosa sia di memoria dei defunti che ha assunto soprattutto poi dalla metà dell'Ottocento l'abbia anche salvato. La salvata, nel senso che meno male è stato ancora. In realtà gli interventi della restauratrice, del dottor Bertolotto, inseriranno visivamente in modo dettagliato nella storia di questo edificio. Perché abbiamo pensato di proporre di inserire nella settimana dei beni culturali, quindi all'interno anche di una pubblicazione che viene edita dalla nostra direzione regionale, questo progetto, perché molto spesso negli ultimi tempi, quando si parla di valorizzazione ma anche di restauro, il pubblico non percepisce la complessità di un'operazione che è preparata nel tempo attraverso le riflessioni di tante professionalità, ed è anche difficile trovare nelle proprietà, in questo caso nel comune di Volvera, la determinazione nel portare avanti un progetto costruito con delle valide e solide radici. Le solide radici sono quelle che preparano un progetto quando si interrogano attraverso professionalità diverse, quindi qui hanno lavorato archeologi, architetti, dell'arte, restauratori, si interrogano sull'identità che gli edifici, i luoghi hanno ormai per noi. Quindi, come vedete, come vi verrà illustrato e come molti probabilmente già sanno, questa chiesa è stata modificata nel tempo dal punto di vista architettonico ma anche decorativo nel suo uso, ed è una chiesa che ha un riferimento territoriale che la rende importante. Questa non è poca cosa, ma è tanta cosa insieme ad altre cose.
in realtà ci siamo occupati non di un restauro ancora, perché il restauro non è ancora stato fatto, ma di uno studio propedeutico al restauro. Ci siamo inseriti all'interno di un gruppo di lavoro piuttosto forte per riuscire a comprendere quali sono le problematiche generali, non soltanto di questi dipinti, che sono sicuramente meravigliosi e sono quelli che naturalmente attraggono maggiormente la nostra attenzione, ma più in generale di tutto l'edificio. Ovviamente non è il nostro compito impostare consolidamenti strutturali che invece sono ovviamente competenze di altre professionalità, ma abbiamo cercato di comprendere nel modo più ampio possibile le varie tipologie di problematiche, appunto. Siamo stati ad esempio ad osservare l'esterno, dove abbiamo trovato tantissime tracce di intonaci dipinti antichi. I documenti non restituivano questa ricchezza, ma noi abbiamo trovato chiaramente queste tracce. I documenti dicono che l'aula era spoglia, ma noi abbiamo trovato in esterno, se avete voglia di fare un giro velocissimo, vedrete qua e là tutta una serie di brani, di dipinti che sono particolarmente interessanti, anche un po' per smentire i documenti storici che invece dicevano il contrario. Questi elementi sono particolarmente importanti perché per progettare l'esterno, ovviamente, viste queste esistenze, non si andrà ad intonacare tutto e facendo una chiesa all'esterno nuova che potrebbe anche sembrare più bella, ma che in realtà fornirebbe dei dati completamente sbagliati. Questa chiesa è stata trasformata ampiamente nei secoli, molto nell'Ottocento, quando probabilmente sono state abbattute le navate laterali, in cui noi leggiamo ancora gli archi di accesso attraverso le crepe che avete visto nell'aula. Quindi diciamo una situazione complessa, abbiamo analizzato questo esterno in questo senso, abbiamo osservato le terracotte che sembrano avere delle tracce di policromia, cosa che poi sarà particolarmente interessante ed importante verificare meglio durante il restauro. Ci siamo permesse di sforacchiare l'aula con tutti quei buchi che vedete, non è perché ci piacciono particolarmente i formaggi con i buchi, ma la cosa in quel caso in particolare che ci interessava capire era se sotto gli intonaci, che sono ottocenteschi, ci fossero delle preesistenze. Questo era molto importante capirlo preventivamente, perché questa struttura, come vedete, ha bisogno di un consolidamento strutturale piuttosto importante. È necessario rivedere completamente le coperture perché tende a entrare l'acqua dentro, è necessario creare un vestaio di aerazione per togliere questa umidità che immagino abbiate percepito tutti perfettamente, stiate percependo con una certa, vedo la dottoressa Massetti, particolarmente giustamente.